dice l'Apostolo Paolo. Quando ancora noi eravamo peccatori, Cristo nel tempo stabilito è morto per gli empi. È raro il caso che uno voglia morire per un giusto, ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo. Mentre eravamo ancora dei peccatori, Cristo è morto per noi. E San Giovanni aggiunge: in questo consiste l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma Dio ha amato noi per primo e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. A noi non rimane che amare come Dio ama. Noi dobbiamo amare con agape, cioè regalando gesti di bontà, perché Egli per primo ci ha amati con agape, regalandoci la sua bontà. Allora chi è il cristiano? Cristiano è colui che vive di fede, che cioè ha regolato tutta la sua esistenza sull'unica possibilità apertagli da Gesù, la possibilità di partecipare al sì obbediente che redime il mondo, regalandoci una bontà infinita e non meritata da noi. Il mistero di Cristo allora passa nel cristiano, che deve avere in sé lo spirito di Cristo, che lo spinge all'offerta di sé, libera e gratuita per la salvezza del mondo. Ha detto Gesù: io vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Il cristiano vive di questa fede e ha in sé il mistero della morte e della risurrezione. Alla presenza del mistero della morte e risurrezione di Cristo, nella vita del cristiano lo porta ad una polemica interiore col mondo e con tutte le vanità del mondo. Quanto è diffusa la vanità? Quanto è diffusa? Pensate, dietro la parola amore, che è la parola più usata oggi, non c'è neanche una briciola di amore. Quando sento le canzoni, tante canzoni, rock o non rock, amore, amore, ma che stai a dire? Non c'è neanche una briciola di amore, che inganno, che inganno. Il Cristo crocifisso è un grande messaggio per tutti noi. E noi vogliamo seguirlo. E in questa scelta noi cristiani sappiamo di avere persecuzioni, prese in giro. Il cristiano le accetta, perché sa che l'amore di Cristo porta divisione e scandalo per chi non crede. Del resto il Maestro ce l'aveva detto: il discepolo non può avere una sorte diversa da quella del Maestro. E questa polemica con il mondo non viene cercata da noi cristiani. È il mondo che combatte il cristiano. Perché l'amore vero dà fastidio e fa cadere tante maschere. Capisco, anche se non approvo, un recente libro di Giordano Bruno Guerri, intitolato Povera Santa, Povera Assassina. In questo libro deride Maria Goretti, la chiama un'immatura. Evidentemente chi adora il sesso e ne fa lo scopo della sua vita non può capire l'amore, l'amore vero, l'amore pulito, l'amore liberato dall'egoismo, l'amore che profuma di Dio. Anche per il cristiano valgono queste parole di Gesù: guarderanno a colui che hanno trafitto. Oggi, guardando Gesù crocifisso, esclamiamo dentro di noi: Gesù, tu mi hai amato fino a dare la vita per me sulla croce. San Paolo lo ripeteva con tono commosso e lo personalizzava: Cristo mi ha amato e ha dato la vita per noi. L'avrebbe fatto anche per uno solo, perché questo è l'amore infinito. Aiutaci, oh Signore, a restituirti almeno una briciola di amore nella vita di ogni giorno, trasformando i piccoli calvari quotidiani in occasioni per vivere la carità, per regalare gesti di bontà senza staccarci mai. Solo così
siamo veri discepoli di Gesù. Solo così. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.